Amici sportivi, alla visione, immagini che vi giungono dallo stadio Modestino De Cicco di Prato La Serra, 22esima giornata del campionato nazionale Primavera Team Trofeo Giacinto Facchetti. Si affrontano i padroni di casa dell'Avellino e gli ospiti dell'Ascoli. Calato il sipario sul torneo di Viareggio, che ha visto trionfare la squadra del Sassuolo in finale contro l'Empoli alla lotteria dei calci di rigore. Due squadre inserite nel girone B, di cui fanno parte Avellino e Ascoli, riparte il campionato dopo la sosta. Passiamo subito alla lettura delle distinte. Partiamo come sempre dalla squadra padrona di casa, l'Avellino, che schiera K tra i pali numero 1, 2 Rescigno, 3 Todisco, 4 Rizzo, 5 Sgambati, 6 Asma, 7 Cozzolino, 8 Bongiovanni, 9 De Sarlo, 10 Arcillo, 11 Dragone. In panchina Yusufi, De Martino, Alfano, Casale, Crisci, Miranda, Saccavino, Perna, Pizzi, Paudice, Lucignano e Liguori. Allenatore signor Renato Cioffi. I bianconeri dell'Ascoli rispondono con Venditti tra i pali numero 1, 2 Capozzi, 3 Perri, 4 De Angelis, 5 Diop, 6 Schiaroli, 7 Tassi, 8 Paolini, 9 Ventola, 10 Tambambinta, 11 Mancini. In panchina Maltempi, Susa Costa, Di Sabato, Mataloni, Buono, Guiabà, Giannantonio, Marques Pinto, Di Francesco e Petrarulo. Allena il signor Cetteo Di Mascio. Terna pugliese quest'oggi a Prato La Serra, dirige il signor De Santis, appartenente alla sezione di Lecce, coadiuvato dai signori Cipressa di Lecce e Antonacci di Barletta. L'Avellino nel corso di questo primo tempo, come si evince dalle immagini, attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, percorso inverso per l'Ascoli. L'Avellino che può contare quest'oggi sull'apporto di Asma, dalla prima squadra, maglia numero 6, classe 96. Renato Cioffi conta su di lui per poter battere l'Ascoli e centrare un'altra vittoria in questo campionato. Avellino vuole proseguire nella scia del pareggio ottenuto contro il Cittadella prima della sosta. Trattasi della seconda partita interna consecutiva, come previsto dal calendario. 2-2 con il Cittadella, invece l'Ascoli è reduce dalla sconfitta interna nel derby adriatico contro il Pescara per 2-1. La chiusura di Sgambati sull'avanzata di Tambambinta quando la partita è iniziata da 20 secondi. C'è questa prima opportunità per la formazione marchigiana, che guadagna qualche metro. Perri alla battuta della rimessa laterale, l'appoggio per Paolini, deve girarsi il capitano bianconero, ancora Paolini, palla per Tambambinta. Manovra la formazione bianconera, l'intervento di Bongiovanni, rilancio di Rescigno, c'è Diop per l'Ascoli, il disimpegno dei bianconeri, Asma in possesso palla, primo pallone per il calciatore di maggiore esperienza della formazione biancoverde. Era già capitato, almeno in casa, nel corso di questa stagione, che un calciatore della prima squadra fosse impegnato con la primavera. Accadde in occasione di Avellino-Juventus dello scorso 14 ottobre, allora quando mister Cioffi schierò Migliorini in difesa contro la Juventus. Migliorini che era reduce da un grave infortunio e che aveva bisogno di prendere confidenza con il rettangolo di gioco dopo mesi di inattività. E ad Oras possiamo dire che Migliorini sta trovando spazio maggiormente in prima squadra. È stato anche schierato titolare nella partita vinta dall'Avellino contro la SPAL. E dunque un ulteriore rinforzo, di fatto un nuovo acquisto per mister Novellino in vista del rush finale. Ma ecco l'Ascoli con Diop, Tassi ovviamente, Asma è a caccia della migliore condizione. E dunque il calciatore di colore sfrutterà le partite con la primavera per mettere minuti preziosi nelle gambe. Sbagliato rilancio, intervento di Perri in scivolata, rimessa laterale per l'Avellino. Siamo al secondo minuto di gioco, sempre 0-0 qui tra Avellino ed Ascoli. Le indicazioni di Cioffi ai suoi ragazzi? Colpo di testa di De Sarlo,
Ecco Cozzolino, avanza il capitano biancoverde sulla fascia destra, ne esce fuori un traversone impreciso che termina nel parcheggio che costeggia il perimetro di gioco. Ci sarà rimessa dal fondo per l'Ascoli. Sarà l'estremo difensore Venditti a rimettere il pallone in gioco. Il rinvio dell'estremo difensore Ascolano. Colpisce di testa Ventola, disturbato da Rizzo. L'Avellino con De Sarlo. Un rimpallo favorisce un calciatore dell'Ascoli. Occhio alla formazione bianconera. Fermato nel controllo Asma. La sfera che salza a campanile, il controllo di petto di Diop. De Angelis alleggerisce sulla sinistra per Perri. Perri cambia gioco e imbecca ottimamente sulla destra Tassi. Rientra Tassi, il cross in aria, palla respinta dal numero 2 Rescigno. Prova ad insistere alla formazione ospite. Paolini, il capitano dell'Ascoli, ancora Paolini. L'appoggio ancora per Tassi. Il lancio in profondità di Tassi è in posizione però irregolare. Il numero 9 Ventola, che effettua anche una piroetta, si gira su se stesso. È tutto inutile perché l'assistente di destra del signor De Santis ha segnalato la posizione irregolare dell'attaccante dell'Ascoli. Calcio di punizione per l'Avellino, sarà il portiere K a battere il piazzato. Il colpo di testa di De Sarlo. La rimessa laterale bianco-verde, c'è stato l'ultimo tocco di un calciatore bianco-nero. Può riproporsi la formazione irpina. Ecco la battuta della rimessa laterale. Sombrero su Asma, in suo aiuto Arciello. Ancora rimessa laterale per l'Avellino. Con le mani sempre Todisco. È il quarto del primo tempo. Lo scatto di Arciello, l'intervento di Capozzi, di testa Tassi. Riparte l'Ascoli con Perri. Mancini, fermato Mancini dall'irruzione di Bongiovanni. Poi la sfera viene scaraventata in maniera oratoriale in fallo laterale. Non ci ha pensato su due volte Schiaroli a buttare via il pallone. Il palleggio di Asma lascia scorrere Capitan Cozzolino e si accontenta della rimessa laterale. Palla ancora per Asma. Lo scambio con un compagno, esattamente Rescigno, il cross di Cozzolino. Prova a svettare di testa De Sarlo che non ci arriva su quel pallone. Insiste la formazione di casa. Il lancio di Bongiovanni sull'out di destra. Ha provato lo scatto Cozzolino, ha desistito perché si è reso conto che su quel pallone non ci sarebbe mai arrivato. Rimessa laterale in favore dell'Ascoli. La sfera che sorvola Ventola. Ancora Avellino, lo scatto di De Sarlo. C'è fuori gioco dell'attaccante biancoverde. Può ripartire l'Ascoli con Capitan Paolini. Intercetta Todisco. Asma, il controllo di Asma, sbaglia Asma, ne approfitta Mancini, errata la verticalizzazione del numero 11 dell'Ascoli, può ripartire l'Avellino, errore di Asma, nella fase di appoggio, Todisco non riesce nel tunnel a Tassi, guadagna comunque una rimessa laterale, Capozzi sbaglia anche l'Avellino, lascia scorrere Rizzo. Decisione saggia del numero 4 dell'Avellino, alle sue spalle c'era solo K che può tranquillamente abbrancare il pallone e si appresta ad andare al rinvio. Palla dalle parti di Cozzolino ma svetta un avversario, c'è comunque rimessa laterale per l'Avellino. In testa ancora Cozzolino, De Sarlo. De Angelis in anticipo, va giù un calciatore biancoverde, lascia correre il direttore di gara, va giù
Paolini, anche in questo caso sorvola il signor De Santis, prova a distendersi l'Avellino, lo scatto di Asma che non riesce ad arrivare sul pallone, rimessa laterale ancora per l'Ascoli. Capozzi, alza la testa Capozzi, l'intervento di Todisco che alza il piede e spedisce il pallone in fallo laterale, rimessa con le mani in favore dell'Ascoli, Capozzi ancora. Intanto c'è giù un calciatore dell'Avellino, trattasi di Bongiovanni, il direttore di gara ha interrotto il gioco per consentire ai sanitari irpini di fare il loro ingresso sul rettangolo di gioco e di soccorrere Bongiovanni che ha avuto un gesto di stizza, probabilmente un dolore lombare per il numero 8 dell'Avellino, e non ce la fa Bongiovanni. Sta per entrare in campo il numero 16 Crisci, costretto ad effettuare un cambio forzato, mister Renato Cioffi. Dopo 8 minuti Bongiovanni è costretto a lasciare il rettangolo di gioco, vittima di un contrasto fortuito, di un impatto fortuito, non sappiamo se il tutto è frutto di un impatto con un calciatore avversario con il suolo. Fatto sta che il centrocampista è costretto ad alzare bandiera bianca, al suo posto il numero 16 Crisci, al nono della prima frazione di gioco quando le squadre sono ancora sullo 0-0. Prova il palleggio Tambambinta, si allarga, erra nel passaggio con Capozzi, rimessa laterale per l'Avellino. Nulla di fatto su questa sortita dell'Ascoli. Il solito Todisco a battere la rimessa con le mani, lancio lungo, il colpo di testa di De Angelis, quello di Cozzolino, Dragone, poi Todisco all'indietro per Cappa, l'accenno di pressing di Ventola, di testa svetta Perri, lo scatto di Mancini inseguito da Cozzolino, la palla però è uscita, altra rimessa con le mani in favore dei biancoverdi. Sarà pronto Rescigno a battere il fallo laterale, deve indietreggiare per il direttore di gara. Colpo di testa di Crisci che tocca il suo primo pallone, lascia scorrere fuori Schiaroli, stavolta c'è rimessa laterale per l'Ascoli. Non se ne contano più di rimesse laterali, già tantissime battute in questi primi minuti di gioco. Attenzione alla piatto destro di Tambambinta, nessun problema per K, conclusione telefonata quella del numero 10 dell'Ascoli, lo possiamo considerare il primo tiro verso lo specchio della porta, anche se da un basso tasso di pericolosità. Ecco Tambambinta ancora sulla sinistra per Mancini, tiene palla Mancini, lo scambio con Paolini, ancora Mancini, aggira benissimo Rescigno, Mancini ancora, altro dribbling, poi Cozzolino in scivolata, gli arresta la strada, ma c'è comunque rimessa laterale per l'Ascoli. Capitan Paolini si lotta nei pressi della panchina biancoverde, alla fine viene fuori per un attimo l'Ascoli con Paolini, si lotta in un fazzoletto di campo, tanto agonismo sinora. Ecco Arciello, fuori gioco di Arciello, l'impressione che la segnalazione sia corretta, fuori gioco di rientro di Arciello, Paolini, Capozzi, ancora Ascoli che manovra con De Angelis, Paolini, De Angelis, tiene palla De Angelis, rischia il dribbling, riesce in qualche modo a servire Paolini, c'è fallo commesso sul numero 3 bianconero Perri, calcio di punizione per la formazione marchigiana. Ecco Perri,
Tambambinta litiga con il pallone, prova a distendersi l'Avellino, perde palla malamente De Sarlo, ci riprova l'Ascoli, ancora Tambambilla, è sempre libero e riceve sulla destra il numero 7 Tassi, contrastato da due avversari, Tassi, Tambambinta, siamo all'altezza della tre quarti, Paolini, lancio fuori misura, la sfera che si perde sul fondo. È pronto al rilancio K. In invio di destro del portiere biancoverde. Diop. Perri. Rizzo lotta con un avversario il quale riesce a servire un compagno. Capozzi. C'è la sua sovrapposizione, il tocco di Tambambinta. Ed è un bel gol questo di Tambambinta che sinistro-destro è riuscito con freddezza a battere K. Ascoli in vantaggio al tredicesimo del primo tempo. Tambambinta ha stoppato di sinistro, poi d'esterno-destro con freddezza. Ha battuto K per il vantaggio dell'Ascoli. Ed ora vedremo quale sarà la reazione bianco-verde. Tambambinta che si è inserita bene tra le linee, ha eluso la trappola dell'offside, poi con freddezza è riuscito a siglare il gol che sblocca lo 0-0 e che regala il vantaggio all'Ascoli qui a Prato la Serra. Calcio di punizione per l'Avellino che ora sotto di un gol. Di testa colpisce De Sarlo. Paolini lancia in avanti, è in posizione irregolare Ventola. L'assistente ha atteso che la sfera pervenisse a Ventola per alzare la bandierina. Sgambati all'indietro per K che va al rilancio. Di testa colpisce Perri. Insiste la squadra ospite. Tassi, conclusione a giro. E per poco non commette una torrete Sgambati. Parla davvero di un soffio al lato. Corner per l'Ascoli. Il tutto sulla conclusione di Tassi. Ecco la battuta del tiro d'angolo, palla bassa, sfera respinta di testa. Il contropiede biancoverde, avanza Rescigno, fermato in scivolata dal numero 2 Capozzi. Fallo di mano di Cozzolino, calcio di punizione per l'Ascoli. Siamo al sedicesimo del primo tempo, Avellino 0 Ascoli 1, la rete al tredicesimo di Tambambinta. Diop, Tassi, ancora Tassi, lo scatolo numero 7 dell'Ascoli. Lo tende al varco Todisco, gli sottrae il pallone Todisco, ora Dragone, Asma, Cozzolino, Sgambati, il lancio di Dragone, lo scatto di Arciello, gli sbarra la strada di Hop che però pasticcia nel disimpegno, calcio d'angolo per l'Avellino che ora prova a rendersi pericoloso. Ecco la battuta del corner, palla per Dragone, il cross del numero 11 dell'Avellino, il tocco di Rescigno, palo clamoroso colpito da Rescigno, Avellino vicinissimo al pareggio
Fortunato Lascoli sul tocco del numero 2 dell'Avellino, la palla ha impattato il palo interno destro della porta difesa da Venditti. Avellino sfortunato in questa circostanza, palo interno colpito da Rescigno, insiste la squadra di Cioffi, Todisco, Arciello, Cozzolino al volo di destro e palla sul fondo, la conclusione di controbalzo di Cozzolino. Dà segnali di reazione alla squadra di casa, soprattutto dopo la rete subita. Il rilancio di Venditti, fortunato sulla conclusione di Rescigno. La palla ha colpito la parte interna del palo destro ed è ritornata in campo. Poi la difesa dell'Ascoli in qualche modo ha rimediato. Avellino ora di nuovo in avanti. Ha l'impressione di crescere la squadra di Cioffi, di aver metabolizzato la rete subita, di aver superato quella fase di impasse che ha caratterizzato i primi 15 minuti di partita, perché al di là della rete subita l'Avellino non è che fino a quel momento avesse costruito chissà cosa. Ora Asma alla battuta del calcio di punizione, parte Asma, il sinistro di Asma, la presa facile di Venditti, nessun problema sulla debole conclusione del calciatore di colore dell'Avellino. Ora Lascoli, Tassi che ha rischiato grosso sul tocco di Rescigno, De Angelis, Paolini, Mancini, De Angelis, il pressing di Asma ritenuto falloso dal direttore di gara, calcio di punizione per Lascoli. Diciannovesimo, De Angelis, Paolini, ancora De Angelis, Diop, avanza Diop, Paolini, Schiaroli, è sempre libero qui in basso a destra Tassi, infatti viene imbeccato, ma stavolta Todisco capisce le intenzioni degli avversari e lo anticipa. C'è comunque rimessa laterale per Lascoli, occhio all'incursione di Ventola, la conclusione di Tambambita, palla respinta, non è finita. Mancini in difesa dell'Avellino, Tambambita, ancora Mancini, la cross, uno sguardo all'area di rigore, il colpo di testa di Asma. Capozzi alimenta l'azione per Lascoli, ancora Capozzi che ritorna sul pallone, Paolini alla in area, ha provato il colpo dello scorpione Mancini, la sfera però si è spenta tra le manone di K, che ora spedisce il pallone in fallo laterale per che Asma ha problemi. Ricordiamo che l'Avellino è già stato costretto ad effettuare un cambio. Si è infortunato Bongiovanni, al suo posto è entrato Crisci, sembra in grado di continuare Asma. Rimessa laterale sarà per Lascoli, che sportivamente restituisce palla agli avversari. Il rinvio di K, 22esimo, 1-0 per Lascoli, svetta Diop, palla direttamente in fallo laterale. Rescigno, un po' indeciso sul da farsi, alla fine prova ad imbeccare De Sarlo. Tassi per Lascoli, Diop, De Angelis,
messo fuori causa De Sarlo. Perry, De Angelis, Tassi, anticipa Asma, sbaglia il controllo Dragone, ancora un po' fermo Asma, De Angelis, Ventola, lancio in avanti, la presa di K. Siamo difensore dell'Avellino, attende che i suoi compagni risalgano. Colpo di testa di Diop, ecco Asma, vediamo se si illumina Asma. Arciello, va giù Arciello, calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Avellino. Calcio di rigore per l'Avellino concesso per atterramento di Arciello in aria. Tagliata a fette la difesa ascolana sul lancio in profondità di Asma. E qui si vede tutta l'esperienza del calciatore militante in prima squadra. Grossa opportunità per l'Avellino ora. 23esimo minuto del primo tempo. Calcio di rigore per la formazione di casa. L'Ascoli sta conducendo per una rete a zero. Si attende il fischio del signor De Santis. Rete! Ha pareggiato l'Avellino. Il gol di Dragone dagli 11 metri. 1-1. Palla indirizzata nell'angolino basso alla destra di Venditti, che nulla ha potuto. Parità. Dunque ha aperto la serra. Al 24esimo Dragone pareggia la rete ascolana, siglata da Tantambinta. Il sinistro di Tassi, la reazione subitanea dell'Ascoli. Il fendente del numero 7 bianconero ha sorvolato di poco il 7 della porta difesa da K, che va al rilancio. Di testa svetta di Hop. Ecco Dragone, rimessa laterale per l'Avellino, freddo dal dischetto Dragone, Todisco, colpo di testa di De Sarlo, ma c'è Mancini per l'Ascoli, De Angelis, la cerchio di centrocampo, capitan Paolini, il dribbling sull'avversario, ancora Paolini che porta palla, viene fermato, calcio di punizione. Gioco interrotto però. Gesto di fair play tra capitani. Batte l'Ascoli, c'è quasi un malinteso tra i calciatori bianconeri. Schiaroli a mettere ordine. Perry. Paolini. Palla ancora per Perry. Cambia gioco Perry. Tassi, gli ha lasciato il pallone Tambambita, ancora Tassi, mobilissimo, il tocco di Todisco, ancora Todisco, intervento ai limiti della regolarità da parte di Tassi, il pubblico invoca ha invocato la concessione del calcio di punizione per un presunto fallo di mani di Tassi. Schiaroli, Venditti, l'appoggio corto per Schiaroli. Gli si fa incontro De Angelis e riceve. Perry. Intercetta Cozzolino. Ma con un braccio. Calcio di punizione per l'Ascoli. Paolini. De Angelis. Capozzi. Lancio di Capozzi. È in posizione irregolare Ventola. Offside subito segnalato, calcio di punizione per l'Avellino, chiede rispetto della distanza K, si allontana Ventola, batte il calcio di punizione il portiere dell'Avellino, di testa svetta ancora di Hop, raccoglie Dragone per i biancoverdi,
autore del gol dell'1-1, anticipato a Sma, ma c'è Dragone per l'Avellino. Crisci, Rizzo, lancio in avanti di Rizzo, controllo errato di Rescigni in precario equilibrio, prova ad approfittarne Rascoli a ripartire, lancio per Ventola effettuato da Dan Bambinta, ancora Ventola, ha le calcagne a sgambati, ora Mancini, si addormenta Mancini, poi c'è fallo netto ai danni di Rizzo, Prateale la spinta ai suoi danni, calcio di punizione per i padroni di casa. 28esimo, ci apprestiamo alla mezz'ora, parità qui a Prato la Serra, 1-1 tra Avellino e Ascoli, match valido per la 22esima giornata del campionato nazionale primavera team trofeo Giacinto Facchetti girone B. Rimessa laterale per l'Ascoli, batterà Perri, lancio lungo, alla fine il pallone è preda della squadra di casa, Todisco allontana energicamente il pallone, poi c'è fuori gioco di rientro segnalato a De Sarlo, calcio di punizione per l'Ascoli. Paolini, Perri, ancora Paolini, verticalizza per Tambambita, l'autore del momentaneo 1-0. Ecco Mancini, vuole lo spazio per crossare, Paolini, entra in aria Paolini, va giù il capitano dell'Ascoli. Non c'è nessuna irregolarità, nemmeno protesta Paolini. Qualche esitazione per K nel rinvio, lo fa adesso. Ecco lo spiovente, svetta come sempre di Hop. Tambambinta, ancora il numero 10 dell'Ascoli. Perri, palla ancora per Tambambinta. Pallone però è uscito. Buon per Rizzo, perché Tambambita si era involato alla grande verso la porta avversaria. Colpo di testa di Crisci, rimessa laterale per la squadra padrona di casa. La spizzata di De Sarlo, Cozzolino, il capitano, cerca aiuto in Arciello, Arciello in aria, il rasoterra raccolto da Diop, sbaglia l'Ascoli, intanto c'è un parastinchi sul rettangolo di gioco, ammonizione per Crisci, primo provvedimento disciplinare di questa partita che cade al minuto numero 30, munito Crisci per l'Avellino, calcio di punizione per l'Ascoli. Ha battuto De Angelis, palla in aria bianco-verde, ancora De Angelis per l'Ascoli, si gira su se stesso, Perri, solito cambio di gioco a beneficio di Tassi, Todisco interviene di testa in ottima chiusura, Diop, De Angelis, Schiaroli, Perri, attenzione a Tambambita, appoggio per Tassi sulla destra, entra in aria Tassi, colpo di tacco per Capozzi, palla in aria! Altra autorete rischiata dai calciatori biancoverdi. Intervento in scivolata di Rizzo e brivido sulla schiena per K. Calcio d'angolo per l'Ascoli. L'Avellino per la seconda volta ha rischiato l'autogol. Tutto da rifare. Il rasoterra
dalla destra di Capozzi, l'intervento in scivolata di Rizzo e palla di un soffio al lato. Ecco la battuta del calcio d'angolo di controbalzo Paolini, di testa allontana De Sarlo, ora Sma che imbecca il Cielo, avanza il Cielo, palla al piede, c'era stata la sovrapposizione di Asma, intervento provvidenziale di De Angelis. Attenzione ora perché c'è un calciatore dell'Ascoli a terra, il direttore di gara si sta dirigendo dal suo assistente. Se c'è stato un intervento a palla lontana, vedremo quale decisione adotterà il signor De Santis dopo aver consultato il suo assistente. C'è un rosso, ha un rosso in mano, all'indirizzo di Rescigno. L'Avellino resta in 10 al 33esimo del primo tempo, espulso Rescigno. Sia Rescigno il calciatore espulso per un colpo a palla lontana rifilato a Perri. Non abbiamo visto nulla perché eravamo concentrati sulla combinazione Asma Arciello. E dunque al 33esimo l'Avellino resta in 10 per l'espulsione di Rescigno per un colpo ai danni dell'Ascolano Perri, un colpo che è sfuggito anche al direttore di gara, ma che non è sfuggito però all'occhio del guardaline, che l'ha subito segnalato all'arbitro. E di conseguenza è scattata la massima punizione per Rescigno, che ha dovuto lasciare anzitempo il rettangolo di gioco, dunque l'Avellino in 10. Quando mancano poco più di 10 minuti all'intervallo, siamo sull'1-1. Il vantaggio dell'Ascoli con Tambambita al 13esimo, il pareggio al 24esimo di Dragone per l'Avellino su calcio di rigore. Ora però la formazione bianconera ha un uomo in più. Avellino ridotto in 10 per l'espulsione di Rescigno. Messa laterale in favore dei biancoverdi. Lunga rincorsa. Perri. Intervento di De Angelis, giudicato regolare. Diop, De Angelis, Capozzi. Il lancio di Capozzi, lo scatto di Tambambinta. È in vantaggio Sgambati. C'è però Tassi per l'Ascoli. Ancora Tassi. Al secondo dribbling è stato fermato. Messo giù Rizzo, calcio di punizione per l'Avellino. Ora il direttore di gara si reca nei pressi della panchina campana, il dialogo a distanza con mister Cioffi. 36esimo, calcio di punizione per l'Avellino, si può riprendere. Batte K, De Sarlo di testa anche Diop, poi Tassi, c'è Asma, c'è Dragone ancora, Asma, i dribbling su un Tambambinta, Rizzo, Sgambati, Dragone, Asma, palla ancora per Sgambati, Rizzo, circolazione di palla da parte dell'Avellino, Cozzolino di testa all'indietro per Crisci, lancio di prima per De Sarlo, viene fermato intanto Cozzolino. Di destro Rizzo,
Svetta Perri, Cozzolino per la formazione biancoverde, duello da capitani. Alla fine Paolini riesce a guadagnare una rimessa laterale. Con le mani è pronto Perri. Colpisce Crisci, colpisce anche Cozzolino, colpo di testa di De Sarlo. De Sarlo, la conclusione dell'attaccante dell'Avellino, la deviazione di Venditti con la punta delle dita. Calcio d'angolo per la formazione biancoverde. 38esimo, la battuta del corner, palla respinta. Il contropiede dell'Ascoli con il mobilissimo Tassi. Rincorso da Dragone. Porta palla Tassi. Ne ha tre addosso. L'ultimo tocco è suo. Rimessa laterale per la formazione di casa. La deviazione impercettibile quasi di Venditti sulla sventola dalla distanza di De Sarlo e l'Avellino che è riuscito a rendersi pericoloso a dispetto dell'inferiorità numerica causata dall'espulsione di Rescigno al minuto numero 33. Ora riparte l'Ascoli. Mancini, Perri, De Angelis, Capozzi. Non arriva sul pallone Tassi, ma c'è Iambambita che ha provato a lanciare destra con destra il compagno. Si sono chiuse le maglie biancoverdi, poi c'è fallo su De Sarlo, primo giallo all'indirizzo di un calciatore dell'Ascoli e Perri, il primo calciatore marchigiano a terminare nell'elenco dei cattivi. Calcio di punizione per l'Avellino, 39esimo, la prima frazione di gioco, parità a Prato la Serra, 1-1 tra Avellino ed Ascoli. Batte Rizzo. Colpisce di testa Capozzi. Avellino insiste, ancora Crisci dalla distanza. Era in posizione regolare De Sarlo, ma è stato anticipato. Rizzo, che era meglio nel contrasto aereo. Crisci. Non lo molla Paolini. La ricacciata in avanti, svetta ancora Diop, ventola per l'Ascoli, si guarda intorno, serve Tassi, indietro per De Angelis, temporeggia l'Ascoli, è in posizione irregolare ventola, calcio di punizione per l'Avellino, predica calma, cappa, l'indirizzo dei suoi compagni che stanno stringendo i denti, sono in inferiorità numeriche. De Angelis, Paolini, Perri, Mancini, Perri, Paolini, Crisci su di lui, difende palla il capitano dell'Ascoli, Schiaroli, si riparte da lui, è rimasto giù un calciatore dell'Ascoli, Schiaroli mette palla in out. Altra interruzione, le scuse di Cozzolino all'indirizzo dell'avversario. Duro colpo all'indirizzo del capitano marchigiano Paolini. Palla restituita agli avversari. Si riparte da Venditti. Schiaroli. De Angelis, avanza di qualche metro De Angelis, Tambambinta, inseguito da Asma, Capozzi, ancora Tambambinta, sembrava colto in controtempo Capozzi, per un attimo ritornato sul pallone, poi però non è riuscito ad evitare che la sfera varcasse la riga laterale. Calcio di punizione ora per l'Avellino. Batte sgambati.
De Angelis ha anticipato sia il compagno che l'avversario. C'è fallo su Paolini, calcio di punizione per i bianconeri delle Marche. Perri. Anticipo di Sgambati su Tambambinta. Schiaroli protegge l'uscita di Venditti sulla minaccia portata da De Sarlo. Tassi. Asma nel cerchio di centrocampo. All'indietro per Dragoni, Arciello. Non supera Capozzi. Tassi ora su di lui, rinviene Arciello fallosamente. Calcio di punizione per gli ospiti. La pacca sulla schiena di Arciello all'indirizzo di Tassi. Sbaglia Perri. Ne approfitta solo parzialmente Cozzolino, rimontato da Mancini. Errato disimpegno di Schiaroli, rimessa laterale per la formazione di casa. Si riaffaccia in avanti la squadra di Cioffi. Crisci. Fermato Todisco, che ora agisce sull'auto di destra. Sarà lo stesso Todisco a battere con le mani. Ancora palla per Crisci. Todisco fa muro. Paolini. Altra rimessa laterale per gli Irpini. Sempre Todisco con le mani. Opterà per la battuta lunga? Sì, Cozzolino. Ha il problema di girarsi. Erra nel controllo. Rimessa dal fondo. Il capitano biancoverde non è riuscito ad addomesticare il pallone, a controllarlo nel miglior modo possibile, e fatalmente la sfera è schizzata al di là della riga di fondo. Recupera palla per gli Irpini Dragone. Occhio al movimento di Arciello sulla sinistra. Entra in aria Arciello, la conclusione da Gigolo, la respinta di Venditti. Applausi per Arciello. Mancini per l'Ascoli. Altro intervento di Venditti. L'Avellino, da che è rimasto in 10, ha costruito due opportunità. Mancini. Rimessa laterale per la squadra ospite. De Angelis. Paolini. Schiaroli. Paolini. De Angelis lancia in avanti. Lo scatto di Tassi, che è in posizione regolare. Il gol di Tassi per il nuovo vantaggio dell'Ascoli. Sorpresa la retroguardia biancoverde. 45esimo, il nuovo vantaggio marchigiano cade proprio allo scadere. Tassi ha sorpreso nello scatto gli avversari. Gli ha battuto K sotto misura. Ascoli nuovamente avanti. 2-1 ora per gli uomini di Mister Di Mascio. Tassi ha riportato in avanti gli ospiti. Crisci. Peccato, perché l'Avellino poteva portare l'1-1 negli spogliatoi. Il guizzo degli ascolani, che sinora non avevano sfruttato del tutto la superiorità numerica, anzi si era reso maggiormente pericoloso l'Avellino. Poi il guizzo di Tassi, che dimostra di essere uno tra gli elementi più interessanti della rosa bianconera, ha più volte messo in crisi sul lato di destra la squadra di Cioffi, e proprio lui ha colpito in chiusura di frazione. Ancora l'Ascoli con Perri, che va giù, lascia correre il direttore di gara. Cozzolino. De Sarlo. Lotta l'attaccante dell'Avellino. Riesce a mantenere il possesso del pallone. Asma. La chiusura di Tassi, onnipresente. Il duplice fischio del signor De Santis di Lecce, che decreta l'avvento dell'intervallo. Si va negli spogliatoi. A fine primo tempo, l'Ascoli sta vincendo qui a Pratola Serra per 2-1. Vantaggio bianconero al 13esimo con Tambambinta. Il pareggio che l'Avellino
con Dragone al 24esimo su calcio di rigore. Nuovo vantaggio dell'Ascoli al 45esimo della prima frazione con Tassi. A risentirci per il commento del secondo tempo. Amici sportivi, alla visione ancora immagini dall'impianto sportivo Modestino De Cicco di Patolasera. Sta per iniziare il secondo tempo della partita di calcio Avellino-Ascoli, valevole per la 22esima giornata del campionato nazionale Primavera Team Trofeo Giacinto Facchetti. Il primo tempo si è chiuso con l'Ascoli in vantaggio per 2-1 sui padroni di casa dell'Avellino. Partiamo subito con la rilettura delle distinte. Partiamo dall'Avellino che schiera K tra i cali numero 1. Il numero 2 era Rescigno, che è stato espulso al 33esimo del primo tempo. Poi Todisco, maglia numero 3. Seguiamo questa incursione dell'Ascoli, poi vi rileggiamo le distinte. Rimessa laterale per la formazione bianconera, che ha iniziato questa ripresa sprombattuto e sta già costringendo l'Avellino alla prima barricata della ripresa. Il colpo di tacco di De Angelis, va giù un calciatore bianconero, alla fine il direttore di gara sanziona una irregolarità in attacco, calcio di punizione per l'Avellino. Dunque la distinta biancoverde, eravamo fermi a Todisco, maglia numero 3. Numero 4 Rizzo, 5 Sgambati, 6 Asma, 7 Cozzolino. Numero 8 era Bongiovanni, uscito per infortunio al nono del primo tempo. Al suo posto il numero 16 Crisci, poi numero 9 De Sarlo, 10 Arcillo, 11 Dragone. In panchina Yusufi, De Martino, Alfano, Casale, Miranda, Saccavino, Perna, Pizzi, Paudice e Lucignano, Liguori, allenatore signor Renato Cioffi. L'Ascoli risponde con Venditti tra i pali numero 1, 2 Capozzi, 3 Perri, 4 De Angelis, 5 Diop, 6 Schiaroli, 7 Tassi, 8 Paolini, 9 Ventola, 10 Tambambinta, 11 Mancini. In panchina siedono Maltempi, Susa Costa, Di Sabato, Mataloni, Buono, Giaba, Giannantonio, Marche Spinto, Di Francesco e Petrarulo. Allenatore signor Cetteo Di Mascio. I tecnici nell'intervallo non hanno effettuato cambi. L'Avellino, come dicevamo, ha sostituito l'infortunato Bongiovanni con Crisci al nono della prima frazione di gioco. Invece l'Ascoli si ripresenta sul parquet di Pratolaserra. Sul parquet in erba sintetica, sbaglia Diop, non ne approfitta, che peccato. De Sarlo. Secondo minuto della ripresa, l'Avellino vicino al nuovo pareggio su errore di Diop. De Sarlo ha preso la mira però non ha centrato lo specchio della porta. Che occasione per l'attaccante biancoverde. Stavamo dicendo che l'Ascoli si è ripresentato sul rettangolo di gioco con l'11 di partenza. La formazione marchigiana sta conducendo per 2-1. Il team bianconero aveva trovato il vantaggio al 13esimo con Tambambita. Attenzione ancora all'Ascoli dalla destra, la conclusione indirizzata verso lo specchio della porta, la presa sicura di K sul primo palo. Riparte l'Avellino, il direttore di gara si reca ancora dal suo assistente. Problemi alla bandierina adesso. La bandierina va riparata. Non è idonea l'utilizzo in questo momento. Stavamo dicendo dunque del parziale 2-1 per l'Ascoli. Il vantaggio, il primo vantaggio bianconero con
Tambambita al minuto numero 13, il pareggio dell'Avellino con Dragone sul calcio di rigore, il nuovo vantaggio dell'Ascoli al 45esimo del primo tempo con Tassi. Dirige il match il signor De Santis di Ascoli, coadiuvato dai signori Cipressa di Lecce e Antonacci di Barletta. Nel primo tempo l'Avellino è rimasto in 10 a causa dell'espulsione di Rescigno, che a palla lontana ha inferto un colpo proibito a Perri, e il direttore di gara, su segnalazione, su suggerimento del suo assistente, ha espulso Rescigno, riducendo così l'Avellino in 10 uomini. Quando si era sull'1-1 e sull'1-1 la formazione di Cioffi si è resa pericolosa per ben due volte, chiamando in causa severamente il portiere ascolano Venditti nel momento di maggior pressione, di maggior intensità. È venuto fuori l'Ascoli, che con Tassi ha colpito per il nuovo vantaggio dei bianconeri, che dunque conducono per 2-1 qui a Prato La Serra. Palla restituita all'Avellino. Ecco Asma, prelevato dalla prima squadra alla ricerca della miglior condizione, il numero 6 di Novellino, prestato quest'oggi alla Primavera. Il colpo di testa di Cozzolino. Crisci, la sovrapposizione di Todisco, che agisce sul lato di destra dopo l'espulsione di Rescigno. È stata questa la mossa di Cioffi, la contromossa del tecnico di Cervinara per ovviare all'inferiorità numerica, e ci stava riuscendo benissimo, a dire la verità. Poi la rete di Tassi, immaginiamo, abbia un po' scombussolato i piani, c'è tutto il tempo per rimediare, per cercare di portare a casa un risultato positivo e dare seguito al pareggio interno ottenuto prima della sosta contro il Cittadella. Ecco Tambambita, le lunghe leve, lo scatto in posizione regolare di Ventola, entra in area Ventola, palla al centro dell'area di rigore, all'altezza del dischetto, l'intervento di un calciatore biancoverde a spazzare l'area di rigore. Cozzolino temporeggia, Rizzo, De Angelis, capitan Paolini, Schiaroli, può agire sull'auto di destra Capozzi. Il lancio ancora per lo scatto di Ventola, ci prova Ventola ad occhi chiusi, la palla che attraversa tutta l'area e Mancini la mantiene buona. Ancora Mancini, palla in area, in tre dell'Ascoli non ci arrivano, se la cava in qualche modo Dragone, sbaglia l'Avellino, formazione irpina in affanno ora. Capozzi entra in area, Capozzi, cross basso, allontana Cozzolino. Arciello salta benissimo, Diop, ancora Arciello, lo scatto di Asma, la chiusura di De Angelis, messa laterale per l'Avellino, palla ancora per Asma, duello da calciatori di colore ora, ancora Asma che aggira il primo avversario, non il secondo, ora Tambambita, Tambambita supera in bello stile Crisci, ancora la verticalizzazione del numero 10 che porta palla, poi a serve sulla destra Tassi, ancora Tassi, il lob di Tassi, palla allontanata, ma c'è Perri per l'Ascoli, prende la mira Perri, il sinistro del numero 3 bianconero, e palla che sorvola non di molto la traversa. Settimo della ripresa, Avellino 1, Ascoli 2. K al rinvio tra le file biancoverde, oltre a provvedimento disciplinare nei confronti di Rescigno, c'è da segnalare la munizione a Crisci. Perri invece per l'Ascoli, il calciatore ammonito. Asma, Perri che suo malgrado si è reso protagonista dell'episodio del contrasto che è costata l'espulsione a Rescigno. Asma, il cross di Asma, Diop, e poi Venditti a far suo il pallone.
le urla di mister Di Mascio all'indirizzo dei suoi ragazzi si odono sin qui. Prova a ripartire l'Avellino, Arciello, palla ancora per Arciello, fermato da Tassi, l'autore del gol del raddoppio Ascolano, allo scadere della prima frazione di gioco. Ha colpito Tassi poco prima che iniziasse il recupero accordato dal direttore di gara. Calcio di punizione per l'Avellino, segnalato una posizione di fuorigioco. Ecco Asma, portapalla Asma, classe 96. Ecco Todisco, Cozzolino, rude intervento di Perri ai suoi danni, deve stare attento, Perri è già ammonito. Calcio di punizione per l'Avellino. Calcio di punizione battuto, Arciello che la può agire sul versante di destra. Arciello, calcio d'angolo per l'Avellino. La deviazione di Perri in corner, opportunità per i biancoverdi. Ecco Asma, Cozzolino, il cross di Cozzolino, la respinta di Tambambinta, ancora Arciello, su di lui Mancini. Arciello, il rimpallo favorisce i bianconeri. Mancini riesce a servire in precario equilibrio Tambambinta. Paolini, si distende il team bianconero, ora Capozzi che ha un po' di campo, può avanzare, lascia l'incombenza della manovra a Tassi. La verticalizzazione per lo scatto di Ventola, pare irraggiungibile per l'attaccante Piceno, per l'attaccante del picchio, come altrimenti detto l'Ascoli. Denominazione sociale Ascoli Picchio. Rilancio di K, svetta ancora di Hop, Tambambinta, Tassi. È libero sulla sinistra Mancini, chiede palla, Tassi lo vede e lo serve. Ci sarà? No, non c'è nessun calcio d'angolo, la palla è buona. Perri, palla sul fondo. Sveltisce i tempi K. Undicesimo della seconda frazione, Avellino 1, Ascoli 2. Come abbiamo detto all'inizio di telecronaca, il campionato di primavera ha ripreso dopo la sosta dovuta allo svolgimento della 69esima edizione del torneo di Viareggio, che ha visto trionfare il Sassuolo. Arciello ancora, il dribbling, un secondo, il dribbling, il sinistro del fantasista Di Cioffi. Ancora calcio d'angolo per l'Avellino. Dicevamo, la manifestazione toscana, considerata un po' la Champions League, il mondiale giovanile, ha visto trionfare per la prima volta nella sua storia la formazione emiliana del Sassuolo. La squadra nero-verde di Mandelli ha battuto nella finalissima i calci di rigore l'Empoli, dopo che i primi 120 minuti si erano chiusi sul 2-2, Empoli e Sassuolo, due squadre facenti parte del raggruppamento B, lo stesso in cui sono incluse Avellino ed Ascoli. De Angelis per l'Ascoli. Lo scatto di Ventola in vantaggio sul numero 9 K. E possiamo attestare che per ciò che riguarda le semifinaliste del torneo di Viareggio, 3 su 4 fanno parte del girone B, perché anche il Torino è incluso in questo raggruppamento, oltre ovviamente a Juventus, Chievo, Udinese, offside di Ventola. Voglio dire, rivaluta in qualche modo il lavoro e anche il grado di difficoltà. Sbaglia l'Avellino, non ne approfitta
ci pare Tassi, che non è riuscito ad alzare il pallone. Numero 7 ha intravisto K fuori dallo specchio della porta. Il pallone non si è alzato più di tanto e il portiere biancoverde ha potuto bloccare. Lancio di Asma. Una Ventola sbraccia con Rizzo che commette fallo, calcio di punizione per l'Ascoli. Beh, se a Viareggio su quattro semifinaliste tre fanno parte di questo girone, testimonia come sia alto il grado di difficoltà, come sia elevato il tasso tecnico nelle squadre che vi sono incluse. E ciò rende l'idea su che entità deve confrontarsi l'Avellino. Calcio di punizione per l'Ascoli. Perri, tutto da rifare. Deve allontanarsi Cozzolino dal pallone. La battuta di Perri, Schiaroli con calma, Diop, ruba palla a De Sarlo, lo scatto di Arciello, D'Arciello deve vedersela con Diop, che sicuramente non è un fuscello, Arciello, De Sarlo, la respinta di Capozzi con il corpo, non ci sono proteste da parte dei biancoverdi. Arciello, quando si accende è imprendibile. In poche circostanze ha fatto ammattire Diop, in una in special modo lo ha costretto ad atterrarlo, inducendo il direttore di gara ad assegnare il calcio di rigore che ha visto l'Avellino trovare il gol del provvisorio 1-1. Sgambati, lo stacco di Diop, Asma a mettere ordine, Dragone, sbaglia Dragone, l'uscita di K su Ventola, Crisci, Asma, Dragone, palla ricacciata nella metà campo dell'Ascoli ma solo per un momento, Dragone, rimessa laterale per l'Avellino. Sedicesimo, siamo un minuto oltre il quarto d'ora di gioco nel corso della seconda frazione. Ascoli sempre in vantaggio per 2-1. Ora calcio di punizione per l'Avellino. Asma. Arciello, il dribbling di Arciello. Entra in aria Arciello, la respinta di Venditti. Era appostato Cozzolino che rimprovera il compagno di egoismo. Ancora Venditti sugli scudi per l'Ascoli. E sono difensore Piceno si è reso protagonista in almeno tre circostanze. De Sarlo, Arciello. Il cross di Arciello allontana Diop, un rimpallo, effetto flipper. La conclusione di destro di Cozzolino e palla a fin di palo. Avellino ancora vicino al pareggio. La generosità della squadra di Cioffi nonostante l'inferiorità numerica. Venditti al rinvio. Di testa colpisce De Angelis. Tambambinta. Tassi. De Angelis. Cambio di gioco, sul versante sinistro agisce Perri, Mancini, la sovrapposizione di Perri ignorato, Paolini, il capitano dell'Ascoli, ancora Paolini, lotta con il numero 9 De Sarlo, calcio di punizione per la squadra di casa, a Paolini è sfuggita pure la fascia di capitano nel contrasto. Con calma, col petto, Capozzi appoggia per Venditti.
che mette in moto Tassi, attenzione, avanza Tassi, la posizione irregolare di Ventola. Giallo per Ventola, reo di aver trattenuto indebitamente il pallone al precipuo scopo di lasciar trascorrere secondi. L'arbitro non ha tollerato e lo ha ammonito. Secondo giallo all'indirizzo di un calciatore dell'Ascoli. Diop ringhia al cielo su di lui, quasi lo beffa. Altro calcio di rigore, altra ingenuità di Diop su Arciello, è imprendibile. Secondo penalty per l'Avellino, altro fallo di Diop che si dispera, che si rammarica con se stesso per l'ingenuità commessa. Non è riuscito a liberare il pallone il calciatore dell'Ascoli, consolato dai suoi compagni. Asma dal dischetto, l'Avellino l'opportunità di riequilibrare le sorti del match. Asma contro Venditti, è il 19° del secondo tempo, la rincorsa di Asma. Le indicazioni, le raccomandazioni di De Santis ai contendenti. Ecco il fischio del fischietto pugliese, parte Asma, rete! Esecuzione impeccabile, 2-2. L'Avellino perviene al nuovo pari con Asma. La formazione bianco-verde cecchina dal dischetto quest'oggi. Ora avvicendamento tra le fila ospiti. Fuori Ventola e Mancini. Dentro il numero 19 Marquez Pinto. Vediamo l'altro calciatore subentrato chi è. Uno è Marquez Pinto, che è proprio qui sotto la nostra postazione. Vediamo l'altro chi è. C'è stato un doppio cambio. Sono andiamo legati, dovrebbe esserci stato un doppio cambio, a meno che Mancini non si sia diretto verso la panchina di sua spontanea volontà. Cioè, rettifichiamo, un solo cambio. Al posto di Ventola è subentrato Marquez Pinto. De Angelis, Ascoli ancora colpito, Ascoli chiamato a reagire ora. De Angelis, il colpo di testa al centro dell'area di rigore da parte di Ventola, e palla alta non di molto. Dunque fuori Mancini per l'Ascoli e dentro Marquez Pinto, classe 99. Messa laterale per l'Avellino, si infiamma il match. Il cuore della squadra di Cioffi sta pagando 2-2 il punteggio qui a Prato La Serra. Due volte in svantaggio e due volte l'Avellino è riuscito a recuperare il risultato. Schiaroli, entrambe le circostanze. In entrambe le circostanze, su calcio di rigore, la squadra erpina è riuscita a siglare il gol. Sbaglia ancora Diop in crisi su Arciello. Ancora Arciello, entra in aria Arciello, Arciello, ancora in dribbling, altro dribbling, è libero Cozzolino, il sinistro di Cozzolino, palla respinta di testa. Todisco, Cozzolino, ancora Todisco, lo scambio con il capitano, Todisco, ancora Cozzolino, va giù, stavolta il direttore di gara invita il capitano biancoverde a rialzarsi. Ventola ora per l'Ascoli, accerchiato, perde palla
Crisci, perde palla pure Crisci, c'è fallo di Rizzo e calcio di punizione per l'Ascoli. Batte Perri, la squadra di Di Mascio è in difficoltà, ora riparte lo scatto di Capozzi, vano però, la palla è uscita, rimessa con le mani, batterà Asma in prestito dalla prima squadra, Asma che ha avuto il merito di siglare dal dischetto il gol del 2-2. La presa di Kappa sull'azione di disturbo portata da Ventola, va a rilancio Kappa, ha solo impattato Arcello, non ha potuto far meglio il numero 10 dell'Avellino. Paolini, Perri, De Angelis, uscita sicura, perfetta di Kappa, ora Asma, Dragone Asma, Diop, ha visto i fantasmi nei contrasti con Arcillo, quest'oggi Diop, Marca è spinto, un rimpallo, lo scatto di Cozzolino, l'appoggio per Dragone, Capozzi, De Angelis, scivola De Angelis, Cozzolino e Arciello che entra in aria, ancora Diop, ancora Arciello, palla dentro, Perri con calma, può servire, Marca è spinto, non era prestato Perri, sbaglia il numero 19 dell'Ascoli. L'Avellino è in 10 uomini, a volte sembra di schierarne il doppio in mezzo al campo, l'Ascoli in difficoltà, gioco ancora interrotto, è giù in aria un calciatore biancoverde vittima di crampi, in suo soccorso Venditti, si rialza il capitano biancoverde Cozzolino, si può riprendere. Manova l'Ascoli con De Angelis, lo scatto di Ventola, colpo di testa che l'attaccante bianconero è innocuo. Il programma della 22esima giornata prevede Avellino-Ascoli, Carpi-Bari, Pescara-Benevento, Udinese-Chievo, Sassuolo-Cittadella che si disputerà il prossimo 11 aprile, Empoli-Torino e Juventus-Provercelli. Avellino nel prossimo turno di campionato si recherà a far visita all'Udinese, secondo impegno consecutivo in trasferta per l'Ascoli che si recherà in casa della Provercelli. Ancora Avellino sulle ali dell'entusiasmo, la squadra campana al volo di Sidisso Crisci, palla altissima. Sta moltiplicando gli sforzi il team di casa, sforzi premiati dal calcio di rigore che li ha riportati in parità. Secondo penalty di giornata, Capozzi, il cross di Capozzi, palla respinta, Tambambinta, si sono contrastati regolarmente due calciatori. Riecco l'Ascoli, la presa di Kappa, facilitato dal fatto che la sfera sul cross fosse smorzata. Il invio di Kappa, Marca è spinto, suo soccorso Paolini, poi Perri, De Angelis, in scivolata arriva sul pallone, va giù nel contatto con Arcillo, dovrebbe esserci il vantaggio. Intanto l'Ascoli con Tassi,
Pallone non filtra. Cozzolino spedisce il pallone in fallo laterale per consentire a De Angelis di rialzarsi, che però si rimette in piedi di scatto. La palla sarà restituita all'Avellino. È così, infatti. Il rinvio di K, di testa proprio De Angelis. De Sarlo, palla in fallo laterale. Indemoniato Cioffi, rimessa con le mani in favore della squadra marchigiana. Sta per scoccare la mezz'ora del secondo tempo, 2-2 tra Avellino Ascoli qui a Prato La Serra. Altra rimessa per i marchigiani. Lascia scorrere Asma. Ci sarà rimessa dal fondo in favore dei biancoverdi. All'andata, netta vittoria dell'Ascoli per 3-0 ai danni dei Lupi. La battuta di K, De Sarlo, prova il sombrero su Capozzi. Capozzi però non si lascia superare. Ancora Capozzi che di testa si lancia praticamente da solo, poi erra nell'assist all'indirizzo di Ventola. Aveva fatto tutto bene Capozzi. Altro avvicendamento tra le fila ospiti. Esce il numero 10 Tambambinta, autore del momentaneo 1-0, dentro il numero 18 Giannantonio. Tambambinta ha speso tantissimo, soprattutto nella prima frazione, un po' calato nella ripresa. Se ne ha veduto mister Di Mascio e lo ha richiamato in panchina. A suo posto dunque Giannantonio. Perri, eccolo Giannantonio. Portapalla il numero 18, il neo entrato. Serve su a destra Tassi. Ancora Tassi. La deviazione di K sul tiro del numero 7 dell'Ascoli. Siamo rimasti per qualche istante con il fiato sospeso. Il destro tagliente di Tassi. Si è disteso K, è arrivato in corner. È libero. Poteva far meglio Paolini. Buon per l'Avellino. Lasciato solo Paolino. Eccessiva staticità da parte dei difensori biancoverdi in questa azione. È stato impreciso Paolini nella battuta di sinistro, palla al lato. Crisci di testa proprio Paolini. Riparte l'Ascoli con il numero 19, Marche spinto alle calcagna Todiscono, lo molla il numero 3 dell'Avellino. C'è rimessa dal fondo. L'ottimo contrasto di Todisco sul numero 19 bianconero. Il rinvio di K. Ecco Diop. Schiaroli. Perri. Venditti. Todisco colpisce di testa alle spalle dell'avversario. Palla scaraventata in tribuna. Messa laterale per l'Avellino. Lascia il rettangolo di gioco Capitan Cozzolino tra gli applausi del pubblico presente. La fascia rossa sull'avambraccio di Sgambati.
al posto di Cozzolino il numero 20 Pizzi. Ecco Pizzi, anticipato però da Paolini, attendeva la sfera il numero 20 Biancoverde. Paolini è stato più lesto di lui e gli ha sottratto il pallone dalla disponibilità. Calcio di punizione per l'Ascoli. De Angelis, Capozzi sull'auto di destra, alza la testa Capozzi, va al traversone medio-basso, Paolini ci riprova dalla distanza ed è una rete stupenda. Chapeau per Paolini, che si è coordinato e di sinistro ha fulminato K. 34esimo del secondo tempo, la stupenda rete di Capitan Paolini regala il nuovo vantaggio all'Ascoli Picchio. Aveva sbagliato in precedenza il capitano dell'Ascoli, si è rifatto con gli interessi in questa circostanza. L'Ascoli è di nuovo avanti, 3-2 per i bianconeri. Nuovamente a caccia della parità l'Avellino, però che gol, tanto di cappello per Paolini. La stupenda rete di sinistro del capitano dell'Ascoli, impotente K, che pure aveva accennato la presa, si è coordinato alla perfezione Paolini, classe 97, ventenne. 3-2 per l'Ascoli, terzo vantaggio di partita per la squadra ospite. Vedremo se l'Avellino riuscirà per la terza volta a riagguantare la parità. De Angelis, 35esimo, 10 minuti più recupero alla fine di questa partita. Marca è spinto, corner per l'Ascoli, che può riportarsi in avanti. Una rete di pregevole fattura, come raramente ne abbiamo viste quest'anno qui al De Cicco di Prato la Serra. Corner per l'Ascoli, dalla bandierina è pronto Tassi. Il chiarimento tra i due numeri 5, Sgambati e Diop. Corner basso, allontanato Rizzo. Rimessa laterale per l'Ascoli, che resta in zona d'attacco. Formazione di Di Mascio si è riportata in avanti nel punteggio, la conduce per 3-2. Asma, Dragone, Schiaroli di testa, palla raccolta dal numero 8 Paolini, autore di un gol da Cineteca. La sua marcatura ha rispezzato l'equilibrio nel punteggio. Ha perso anche la fascia di capitano, la Paolini, non gliela vediamo al braccio. Lotta, Marca è spinto, porta palla il numero 19 dell'Ascoli, sgambettato platealmente da Rizzo, che si becca il giallo. Secondo ammonito per l'Avellino. Rizzo va ad aggiungersi a Crisci, espulso Rescigno nel corso del primo tempo. La battuta di De Angelis, palla sulla sinistra per Gian Antonio, allontana Todisco, colpisce Schiaroli, l'allungo di Paolini, ancora Paolini di testa, anticipato Gian Antonio da Todisco. De Angelis ne arresta la corsa, pallone rimane in campo, colpo di tacco tentato da Rizzo, la leggerezza che innesca il numero 9 Ventola, che però si è trascinato il pallone sul fondo. Eccessivo leziosismo da parte di Rizzo, non ne ha approfittato Ventola.
Altra sostituzione fuori Dragone per l'Avellino. Dragone ha trasformato il rigore dell'1-1. Per l'Avellino dentro Lucignano, casacca numero 22. Lo scatto di Ventola, inseguito da Rizzo. Con Ventola, Rizzo è già ammonito. La conclusione di Ventola, la respinta di Sgambati, che sarà messo dinanzi al proprio portiere. Avevo scritto la visuale, però il centrale ha respinto. Ci prova la posizione defilata Giannantonio, palla sul fondo. Palla presa da Cappa, chiedo scusa. Il rilancio del portiere biancoverde, un rimbalzo, il colpo di testa di Capozzi, ancora Capozzi, messo giù irregolarmente da Arciello, che protesta all'indirizzo del direttore di gara. Rimane giù il numero 2 dell'Ascoli. Ci sarà l'intervento del massaggiatore, sembra di no. Si rialza Capozzi, calcio di punizione per l'Ascoli, 40esimo. 5 minuti più recupero al triplice fischio. Ascoli sta conducendo per 3-2 sull'Avellino. Manovra la formazione bianconera. Tassi entra in aria, riesce a crossare da terra. Palla in calcio d'angolo per l'intervento di Rizzo, che ha allontanato la minaccia, che ora si ripresenta con il calcio d'angolo battuto da Tassi. È giù Asma, forse vittima di crampi, il calciatore biancoverde. Il direttore di gara consente ai sanitari biancoverdi di entrare sul rettangolo di gioco. La classifica vede la Juve in testa con 49 punti, il Chievo Verona a 44, Torino e Sassuolo 42, Empoli 40, Udinese 32, Pescara 25, Carpi e Bari 24, Benevento 21, Provercelli e Cittadella 20, Ascoli 14, Avellino 12 punti. Mancano poche partite alla chiusura della stagione regolare. L'Avellino in casa avrà altri due scontri, escluso questo con l'Ascoli. Riceverà prima la Provercelli, poi il Bari. In trasferta si recherà ad Udine la prossima settimana e poi derby nel Sannio con il Benevento. E fuori Asma, l'Avellino è in 9, battuto il corner, Paolini ci riprova. Stavolta la mira è ben diversa rispetto a quanto fatto in precedenza. Rimessa dal fondo per l'Avellino. Un rimbalzo. Prova a colpire Pizzi. Marca è spinto. Ancora Tassi. Lo scambio nello stretto con Marca è spinto. Asma intanto è rientrato in campo e va a contrastare efficacemente il numero 19 dell'Ascoli. Lucignano per lo scatto di Arciello, la palla è uscita, rimessa laterale per l'Ascoli. Paolini, Perri, Giannantonio, Schiaroli, Capozzi colpisce di testa e serve in qualche modo un compagno. Lo scatto di Marca è spinto, la presa di Cappa, deve sveltire i tempi l'Avellino se vuole provare a riagguantare la parità. Ecco Lucignano affrontato da Diop, Arciello, tiene palla Arciello, lo scatto di Arciello,
costringe quasi al fallo Capozzi, commette fallo Capozzi, calcio di punizione per la squadra di casa. In difficoltà anche Capozzi su Arciello. Questo oggi è davvero complicato contenere il numero 10 dell'Avellino, classe 98. Ammonito anche Capozzi per l'Ascoli. Con la battuta del calcio di punizione, lo stesso Arciello a battere la traiettoria arcuata, la respinta di Paolini all'altezza del palo più lontano, rimessa per la squadra di casa che si diversa in avanti nel tentativo di pareggiare nuovamente. Cross senza pretese di Capitan Sgambati. Si perde questa opportunità, manca un minuto allo scoccare del 90esimo, poi solo recupero. Il direttore di gara dovrebbe aver accordato 4 minuti di recupero. Venditti al rinvio. Di testa Sgambati. L'Avellino con De Sarlo. La sfera però è preda degli ascolani. Il fallo di De Sarlo sull'avversario. Calcio di punizione per l'Ascoli. Trascorrono altri secondi. L'Ascoli è vicino ad espugnare il decicco di Prato La Serra. Sarà Capozzi che lascia l'incombenza però a De Angelis della battuta. Ventola in posizione regolare, ha eluso il fuorigioco dove viene contrastato da Crisci. Lottano Crisci e Ventola, il guizzo di Ventola gli sbarra la strada pure a Sma e alla fine porta a casa un calcio d'angolo. Si mantiene in avanti l'Ascoli, tiene lontano dalla prima metà campo l'Avellino. Un minuto oltre il 90esimo, altri 3 tra giocare. La battuta del tiro dalla bandierina non è un granché. C'è comunque rimessa laterale per l'Ascoli. Non riparte la formazione di Cioffi. Il tempo scorre. Marca è spinto. È nei pressi della bandierina. Difende con il corpo il pallone Marca è spinto. Rimessa laterale per l'Ascoli, è libero De Angelis, Arciello lo ferma, De Angelis non si lascia superare dal funambolico numero 10 dell'Avellino, palla sull'esterno della rete, il destro di Marche Spinto che ha provato a sorprendere K sul primo palo, K che va a rilancio. Calcio di punizione per l'Ascoli. 47esimo. Punizione per i marchigiani. Si sgola. C'è Teo Di Mascio sulla panchina dell'Ascoli. Ovviamente non vuole cali di tensione. Ci prova Tassi con un rasoterra di sinistro che non mette in seria difficoltà K. Diop svetta, palla per Gian Antonio, lancio nella terra di nessuno da parte di Gian Antonio. K rinvio lungo, il colpo di tacco di Todisco, pallone non filtra, Diop riesce a servire Gian Antonio che si invola, si incarta Gian Antonio e rimette in moto l'Avellino. Todisco, gli ultimi assalti biancoverdi, si allunga il pallone Todisco, Marca è spinto, passaggio per Ventola,
sentite Di Mascio come urli al suo calciatore di tener palla, di tener palla. Lotta ancora Ventola, porta palla, lascia scorrere saggiamente per la sua squadra secondi preziosi. Sbaglia Lavellino, il triplice fischio del signor De Santis. Bella partita che vede l'Ascoli vincere qui a Prato La Serra per 3-2 ai danni dell'Avellino, che pure ci ha messo il cuore, che pure ci ha messo tanta volontà, nonostante avesse disputato gran parte del match in inferiorità numerica. Dunque, va in archivio la 22esima giornata di campionato per l'Avellino Primavera. Campani superati in casa dall'Ascoli per 3-2. All'impianto sportivo Modestino del Cicco di Prato La Serra è tutto. Mimmo Ascolesi al commento, Alfonso Iannone alla telecamera. Risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.